Allora, siamo arrivati nel bosco, abbiamo scaricato una fototrappola, quella che fa i video a colori, abbiamo ripreso un po' di cose interessanti, però l'abbiamo spostata. Adesso andiamo a vedere una fototrappola piazzata sul sentiero e vediamo un po', sicuramente penso che ci regalerà più emozioni. Penso di sì, penso. Abbiamo scaricato i video e questa fototrappola ci regala veramente delle riprese spettacolari. Ora Gian cambia le pile perché erano scariche, era un bel po' che non le cambiavamo. E poi posizioniamo una nuova fototrappola con tecnologia 4G che ci manda i video sul telefono. E vediamo un po' se funziona bene, comunque poi faremo la recensione sulla pagina. Ok, abbiamo piazzato la VPIC TC25, faremo la recensione poi sulla pagina e quindi ci dovrebbe mandare i video sul telefono, sull'applicazione e poi faremo la recensione. Ok, abbiamo scaricato i dati anche di questa, pannello solare, batteria 100% come sempre, queste fototrappole sono davvero il massimo per quanto riguarda autonomia. Formattiamo la scheda SD e anche questa ci ha dato comunque dei bei video tutto sommato. Bene, direi anche oggi giornata fruttuosa. Adesso torniamo alla macchina, andiamo a casa e poi caricheremo nei prossimi giorni i video. Un saluto da Simone. Gianfranco. Qui stiamo togliendo le zecche dal sentiero perché veramente questi sono i veri pericoli all'interno del bosco, non i lupi. Tutte queste paure, noi non abbiamo incontrato niente, ma le uniche cose che abbiamo incontrato sono una miriade di zecche e vi assicuro che quelle lì sì, quelle lì sono letali, ma pochi le prendono in considerazione e allora sbattiamo un po' un bastone per farle cadere dai fili d'erba in modo in maniera che poi non ci si attacchino i pantaloni, ma comunque una volta superato questo tratto qua dove c'è tanta erba bisogna dare una controllata perché sono pericolose, sono veramente pericolose le zecche, possono passare delle malattie che non sono assolutamente cosa da poco, anzi sono anche potenzialmente letali, quindi ecco. Poi magari ci facciamo un video dedicato su questo tema, ma comunque in rete ce ne sono già tanti. Fatto sta che comunque ecco, il punto sostanziale è quando si va nei boschi di cosa bisogna avere paura. Delle zecche in primis e poi aggiungerei forse anche i calabroni che insomma anche quelli non sono una cosa da poco, ma insomma la cosa principale sono le zecche, tutto il resto è altamente marginale. Poi ovviamente quando si va nei boschi tendenzialmente si vada sempre almeno in due, non da soli, che può succedere qualsiasi cosa, anche puoi scivolare e farti male, magari non prende il telefono, perché anche qui non andiamo in dei boschi dove a certi punti il telefono non prende neanche più, quindi ecco insomma, piccoli accorgimenti che non prevedono mai comunque il pericolo di essere sbranati da un predatore perché hanno paura i lupi dell'uomo e quindi non si fanno neanche vedere. E noi qui oggi ne abbiamo ripresi un bel po', cioè un bel po', come il numero normale che deve essere all'interno di questo ambiente. Abbiamo ripreso un numero altissimo di caprioli, di daini, che anche qua zona in cui dicono che sono spariti. E niente, quindi noi continuiamo a mostrare realmente com'è la natura dei nostri boschi e niente, facciamo questo. Niente, grazie a tutti
E adesso salutiamo davvero. Al prossimo video.